sono particolarmente contento di vedere tutte queste persone riunite stasera. Io so, non conosco tutti naturalmente, che la provenienza è diversa, ci sono tante comunità rappresentate. Questo secondo me è un grande risultato. Io credo che sia uno dei primi grandi risultati di questo evento che stiamo cercando di promuovere per la città di Milano, che la Chiesa, il corpo di Cristo, i figli e le figlie di Dio siano insieme, anche se, come è stato dimostrato prima, magari non tutti si conoscono, come normale che sia. Però è meraviglioso veramente vedere questa realtà che si ricompone per la gloria di Dio, per uno scopo, per un obiettivo. Io stavo pensando, perché poi noi andiamo a casa dopo stasera ed è facile, a partire da domani, ritornare alle nostre attività, vabbè, domani è domenica, insomma, da lunedì, da dopodomani, e quindi saremo rapiti da tutti i nostri pensieri, dalle nostre preoccupazioni. A proposito, ma io veramente non conto, a me una maglietta nera non me l'hanno data, no, adesso non è che mi metto a mettere una maglietta nera. Sarebbe uno spettacolo terribile. Ma la cosa straordinaria è che, anzi, la cosa straordinaria, la cosa che mi ha un po' in questa settimana, pensavo a questa sera e pensavo a queste poche parole che avrei voluto dire, trovare un elemento, un particolare, qualcosa che potessimo portare a casa e che potesse continuare a ricordarci e continuare a solleticare la nostra attenzione e a non farci dimenticare, perché questo è il tranello, la cosa più difficile, e credo che sia una anche delle armi che il nostro nemico utilizza: farci dimenticare quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo ascoltato e spesso, come spesso accade, anche quali sono gli impegni che noi abbiamo preso davanti a Dio e che poi, capita in me spesso, non riusciamo a mantenere. E allora mi è venuta una parola, mi è venuta in mente una parola. Io sono molto attento a queste cose, anche per altre, per una questione più che altro professionale, ma mi è venuta in mente una parola che è di uso comune oggi, soprattutto tra diciamo, le generazioni più giovani, e questa parola è in lingua inglese, ed è la parola link. Link. Allora io lavoro al computer praticamente tutto il giorno, ma immagino quanti di voi, probabilmente quasi tutti, passate ore davanti al computer durante la giornata o durante la settimana, e quante centinaia di migliaia di volte cliccate sopra un link. Allora, link è una parola straordinaria in inglese. In italiano in realtà non ha una traduzione unica. Io ho trovato, sia come sostantivo che come verbo, perché noi spesso anche in italiano non usiamo solo la parola, il sostantivo link, ma usiamo anche, abbiamo italianizzato il termine e diciamo linkare, per dire collegarsi ad un'altra pagina web. La parola link come sostantivo: collegamento, legame, nesso, anello, maglia, vincolo, concatenazione, saldatura. La parola link come verbo, come linkare: collegare, collegarsi, legare, unire, vincolare, connettere, congiungere, saldare, mettere insieme. Caspita, ma link è la parola per questa sera? È la nostra parola. Se ci pensate, link è la parola che caratterizza questo incontro. Siamo insieme, siamo linkati. Allora, da domani, anzi no, da dopodomani, ma se volete anche da domani, per non dimenticare le cose che abbiamo sentito, per le quali ci siamo anche mobilitati nella preghiera, per non dimenticare, come spesso accade, ripeto, prese dalle nostre cose, ogni volta che linkeremo qualcosa, che cliccheremo con il mouse sopra un link, sopra un tasto del computer, facciamo un esperimento. Pensiamo a quello che è destinazione D, a quello che ci aspetta il 19 marzo, pensiamo anche alle cose che abbiamo potuto, seppur brevemente, in piccola parte, vivere qui questa sera, e continuiamo a ricordarci e continuiamo a pregare per quello che succederà. Amen. Facciamo questo esperimento. Link! Ogni volta che cliccherete, se penso a me, sarà tutta una giornata di preghiera, perché praticamente io
sono sempre lì, ma immagino per tanti anche, anche tanti altri di voi. Link, usciamo da questa sala, ricordiamoci questo nome, ricordiamoci questo termine. Questo è il termine che potrebbe accompagnarci da qui al 19 marzo e spero anche dopo, nel vedervi tutti insieme, nell'essere insieme, insieme, uniti per una causa, per un obiettivo. Perché, e giungo all'ultima parte di questo incontro, perché c'è un problema. C'è un problema, è quello che qualcuno l'ha detto anche prima e ho sentito anche delle preghiere che facevano un accenno a questo problema. E questo problema ha un nome. E questo problema è il diavolo, che spesso, e noi l'abbiamo visto, Remo lo diceva, l'abbiamo visto in questi giorni, perché non è facile fare i conti con la burocrazia, con l'amministrazione pubblica, con i permessi, con tutto quello che, voi lo sapete meglio di me, rappresenta l'organizzazione di una cosa complessa, in una piazza tra l'altro complicatissima da ottenere come, quella di, come Piazza Duomo. Abbiamo visto che spesso e volentieri nelle relazioni con l'amministrazione pubblica, nelle relazioni tra le comunità, spesso qualcosa si incrina. E che cosa succede? Che questo link, questo collegamento diventa una schermata del tipo pagina non trovata, un link rotto. Noi vogliamo contrastare i link rotti, vogliamo essere per i link che funzionano, vogliamo essere per una Chiesa che davvero dimostra la sua unità in Cristo e vogliamo pregare, e questa sarà l'ultima sezione del nostro incontro per quanto riguarda la preghiera, vogliamo pregare insieme perché il Signore, come è scritto sempre nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, è scritto che non prego, Gesù dice al Padre, che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal mondo. Noi siamo nel mondo, ci vogliamo stare, ci vogliamo andare, vogliamo proclamare Gesù. Questa è la ragione per cui ci siamo permessi di organizzare questo, per proclamare Gesù. Perché a proposito di questo, e poi concludo, Gesù è un nome e noi vogliamo innalzare questo nome. Vogliamo dichiararlo, vogliamo gridarlo, vogliamo annunciarlo. Perché nella parola di Dio è scritto che non c'è alcun altro nome, nel quale vi è la possibilità di salvezza, di redenzione, di pace, di serenità, di rifugio. Ricordate, link. Allora vogliamo alzarci in piedi un attimo e vogliamo linkarci questa sera nel vero senso del termine.